Inaugurata la nuova scuola primaria di Ghivizzano, taglio del nastro per la nuova struttura antisismica che sostituisce quella danneggiata dal terremoto del 2014. Ultimatum a Tambellini, o accetta il percorso comune con i renziani sul modello della giunta regionale, oppure il PD per decidere il candidato a sindaco andrà alle primarie. Via libera alla Scuola del Marmo, dopo l'ok della Regione è stato attivato il nuovo indirizzo scolastico all'Istituto Marconi di Seravezza. Tutti a casa della Befana, ieri a Pegnana grande affluenza alla casa della vecchietta che ha salutato tanti bambini. Lo sport, la Lucchese torna in campo, primo allenamento dell'anno nel gelo dell'acquedotto, Galderisi non nasconde le difficoltà, sarà un mese molto duro. Basket, Jesam Lemura alla prova Diche, le Lucchesi nella prima gara del 2017 affrontano Napoli, unica squadra la quale si sono dovute inchinare nel girone di andata. Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG Noi. In apertura una bella notizia, l'inaugurazione di una nuova scuola, la scuola primaria antisismica di Ghivizzano nel comune di Coreglia. Questa mattina c'è stato il taglio del nastro. Tanti palloncini bianchi, rossi e verdi lanciati in cielo hanno annunciato a tutta la Valle del Serchio l'inaugurazione della nuova scuola primaria a Ghivizzano. Il taglio del nastro di questo nuovo plesso segna anche l'apertura della nuova cittadella dell'istruzione che sta crescendo in località Dezza. Gli investimenti sulla scuola sono gli investimenti più belli. Essere a questa inaugurazione è un grande onore qua a Ghivizzano, ma sono stati tanti i plessi scolastici che sono stati rinnovati e messi in sicurezza in questi anni e di questo siamo molto molto soddisfatti. Il complesso, a partire dal lunedì 9 gennaio, ospiterà 90 giovani studenti, ma in caso di necessità può arrivare ad ospitarne ben 125 nelle 5 aule a disposizione. Scuola elementare che nasce purtroppo dall'evento sismico che ha chiuso la vecchia scuola elementare nelle località Piano, sempre qui a Ghivizzano. L'intervento di 1.800.000 euro finanziato per la metà da parte della Regione Toscana, e buona parte della Fondazione Cassa Risparmi Lucca e fondi propri del Comune. I lavori per la nuova scuola sono stati condotti dall'azienda Guidi Gino. Dopo il taglio del nastro, molti gli interventi istituzionali. Tra questi, l'assessore regionale Marco Remaschi, che a nome di tutta la comunità ha ringraziato la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per la sensibilità dimostrata. Diciamo che quando a suo tempo abbiamo pensato al piano per l'edilizia scolastica, mettendo a disposizione praticamente 21 milioni, a questi si sono aggiunti altri 16-17 milioni comuni e province, abbiamo autorizzato 52 cantieri, che praticamente stanno continuando, ormai tre quarti sono terminati e alcuni da terminare, e questo è un cantiere che fa parte di quelli. Cambiamo argomento, parliamo di politica, in particolare delle elezioni amministrative a Lucca. Mercoledì sera si saprà se il Partito Democratico sceglierà il proprio candidato attraverso le primarie o meno. Questa è la scadenza temporale che è stata data dalla componente renziana del partito al sindaco uscente Alessandro Tambellini. 4 giorni per chiudere l'accordo. Se entro mercoledì sera il sindaco Tambellini non accetterà la proposta di collaborazione dei renziani, il Partito Democratico, per decidere il proprio candidato a sindaco, ricorrerà alle primarie. E in quel caso è quasi certo che il PD andrà da una parte e il sindaco uscente dall'altra. L'anima del PD lucchese più vicina a Renzi, guidata dal senatore Marcucci e dal consigliere regionale Remaschi, ha chiesto a Tambellini di impegnarsi in un'alleanza sul modello di quella che ha portato alla vittoria il presidente della regione Enrico Rossi alle ultime elezioni regionali. E questo vuol dire anche spazi per accogliere nella squadra di governo nuovi elementi provenienti dall'ala renziana. Il consigliere regionale Marco Remaschi sottolinea che un patto di questo tipo sarebbe quello vincente ed è anche l'obiettivo che si è posto il commissario del partito Stefano Bruzzesi. Siamo pienamente in linea con quello che è lo spirito che sta interpretando anche il commissario regionale Stefano Bruzzesi. Stiamo cercando di fare un percorso comune. Se questo percorso comune non fosse possibile,
è chiaro che l'unica strada sarebbe la strada prevista dallo statuto del Partito Democratico, quella delle primarie, nel quale chiameremo i nostri elettori, diciamo, a esprimersi nel merito, diciamo, di queste proposte. E se primarie saranno, Tambellini non le accetterà e con ogni probabilità si candiderà da solo con le proprie liste civiche. Nel PD a quel punto potrebbe maturare la candidatura a sindaco del consigliere regionale Stefano Baccelli. E intanto il presidente del Consiglio Comunale Matteo Garzella ha confermato che si candiderà autonomamente a sindaco, quindi senza partecipare alle primarie del Partito Democratico, per tirarmi fuori, ha detto Garzella, da primarie finte e accordi sottobanco. Torniamo a parlare di scuola, ma ci spostiamo in Versilia, per la precisione a Seravezza, dove sta nascendo la Scuola del Marmo. La Scuola del Marmo della Versilia è quasi realtà. Dopo l'ok arrivato dalla Regione Toscana, è stato attivato il nuovo atteso indirizzo scolastico presso l'Istituto Professionale Alberghiero Marconi di Seravezza. Occorrono almeno 30 iscritti entro la scadenza del 6 febbraio per dare il via alla prima classe a settembre 2017. L'indirizzo si chiama Coltivazione e Lavorazione dei Materiali Lapidei e formerà, in collaborazione con le imprese del settore della Versilia, gli addetti ai lavori di domani specializzati nell'utilizzo di macchinari. Nascerà una figura professionale altamente tecnologizzata che sarà in grado di spendere le proprie competenze nel settore del marmo. È una figura innovativa che è destinata, diciamo, a ricoprire, a conoscere, diciamo, tutto il percorso che il marmo fa dalla cava sino al prodotto finito, ed è particolarmente competente nelle lavorazioni alle macchine a controllo numerico e con i robot, che sono il futuro, diciamo, della lavorazione del marmo, soprattutto nel nostro territorio. La Scuola del Marmo, la terza in Italia, colmerà un gap formativo in un'area dove il lapideo rappresenta una delle prime industrie e dove si contano oltre 1000 addetti con un'età media di 50 anni, una carenza storica evidenziata anche dalla filea CGL. Con questo obiettivo di creare veramente un ricambio generazionale nel mondo degli addetti e nel mondo del lavoro del marmo, dove la tecnologia la faccia da padrone, visto che la tecnologia la sta facendo da padrone nelle più grandi aziende nostre del territorio, che chiedono intermedie, forze intermedie, mondo del lavoro, di operai altamente specializzati. Giovedì 19 gennaio alle ore 18 presso l'auditorium Scuole Medie Enrico Pea ci sarà questa assemblea di presentazione della scuola, quindi con gli imprenditori, il sindacato, coloro che hanno dato il parte, hanno sostenuto la scuola, ovviamente il preside e il sindaco. A Lucca è stata inaugurata un'interessante mostra alla sede della Fondazione dell'Antica Zecca. La Fondazione Antica Zecca di Lucca ha organizzato insieme alla Biblioteca Diocesana la mostra dal titolo La stampa, dalle origini all'alba del Rinascimento, incunaboli e cinquecentine della Biblioteca Diocesana e globi di Gerardo Mercatore. Un evento particolarmente interessante, sia per il valore storico delle opere esposte che per la loro straordinaria bellezza. Nella casermetta San Donato, sede del Museo della Zecca Lucchese, sono esposti infatti 80 pregiatissimi volumi, ricchi di incisioni e miniature, che testimoniano l'invenzione della stampa ed il suo primo secolo di vita, con testi datati dal 1458 fino al 1560. Inoltre si possono ammirare gli straordinari globi di Gerardo Mercatore, risalente al 1531. La mostra è curata da Don Rodolfo Rossi e Leo Giancarlo Lazzari ed il materiale esposto è proveniente dalla Biblioteca Diocesana custodita presso il Seminario Arcivescovile. Gli incunaboli sono le, diciamo, le prime stampe realizzate. E abbiamo l'onore di avere qua il primo testo stampato a Lucca, che venne stampato tra l'altro da un tipografo bolognese, perché a Lucca non c'era ancora la tecnica, diciamo, della stampa meccanizzata. Sono tutti testi che diciamo, vanno dalla fine del 400 fino alla seconda metà del 500.
500. Questi testi sono di proprietà della Biblioteca Diocesana di Lucca, che ha voluto darci anche in questa occasione i globi di Gerardo Mercatore. I globi di Gerardo Mercatore sono del 1441 e del 1551 e sono due tra i primi globi terrestri realizzati e sono una rarità perché ne esistono soltanto 22 copie in tutto il mondo. La mostra è visitabile negli orari di apertura del Museo della Zecca fino al 27 marzo. Sempre a Lucca, la mostra In Cammino, ideata e promossa dal team di Andare Oltre Si Può, è giunta alla sua conclusione con due importanti appuntamenti, la proclamazione degli artisti vincitori e la consueta asta benefica giunta alla quarta edizione. La premiazione dei lavori nelle varie categorie è avvenuta nella sala a demollo di Palazzo Ducale e i vincitori di ogni categoria, arte grafica e pittorica, fotografia, design, musica e scrittura, avranno occasione di esporre la propria opera al Lucca Museum, al Photolux Festival e di esibirsi al Lucca Summer Festival. Nel pomeriggio poi si è svolta l'asta benefica delle opere, il cui ricavato è andato all'associazione Down Lucca e all'associazione L'amore non conta i cromosomi. Torniamo a parlare della Befana. Ieri l'ultimo giorno per i bambini per incontrare la vecchietta, grande affluenza come era prevedibile alla casa della Befana a Pegnana di Barga. Dopo la tanta fatica per portare giochi a tutti i bambini, la Befana come al solito ha salutato tutti con una festa presso la sua casina ufficiale a Pegnana sulla montagna barghigiana. Il 6 gennaio ha accolto grandi e piccini per un ultimo speciale incontro e da Pegnana per l'occasione sono saliti centinaia di bambini e genitori, giunti anche da fuori provincia e non solo. Pisa. Da Montecatini. Da Pisa. Da Pisa. Segrovegno e Monte. Da Marina di Carrara. Sono originario di Barga ma vengo da Sydney, abito a Sydney. E quindi sei venuto appositamente quest'anno per questo periodo, per le feste, per vedere la Befana? Sì, sono venuto particolarmente per vedere la Befana perché è una tradizione molto forte, la più importante per me della nostra zona, della nostra cultura. La festa si è svolta anche grazie ai componenti dell'associazione Perché la tradizione ritorni, che hanno dovuto faticare non poco per accogliere tutti quanti, servendo cose buone da mangiare e bevande calde per scaldarsi da una giornata oltremodo fredda. Ma l'attenzione di tutti era per la Befana, che non si è risparmiata ancora una volta. Una parola dolce, una carezza, il suo sorriso dispensato a tutti, trasmettendo non solo ai bimbi grandi emozioni. È bella per la bimba, è una bella esperienza, insomma, ricordo delle nostre tradizioni, quindi... Certo, torneremo sempre finché lui viene, poi porterò il nipotino, così è continuo. C'è una Befana veramente eccezionale, è una vecchia indimenticabile. Da fare veramente applausi. Bimbo è contentissimo, ma ha visto la Befana, non credo nemmeno che fosse possibile, ma insomma, bene, bene, tutto bene, contento. È stata bellissima, vero Francesca? La bimba le è piaciuta? Sì, gli è piaciuta. Io mi ricordo la Befana che veniva a casa mia, che era brutta, ma questa è più bella. Befana è veramente, fa sentire veramente l'atmosfera della Befana. L'Epifania è passata, ma sappiate che la Befana rimane ad attendervi a Pegnana. La casina è aperta tutti i giorni festivi. E adesso andiamo a vedere l'opera realizzata da un giovanissimo presepista lucchese. Davvero un presepe sorprendente, quello allestito in una stanza della sua abitazione in centro storico a Lucca da Edoardo Marchi. Soprattutto perché Edoardo ha solo 14 anni. Frequenta la prima B all'Istituto Giorgi ed oltre ad essere già un bravo prestigiatore, ha una grande passione per la tecnologia in generale e in particolare per l'allestimento dei presepi. Il presepe che vedete ha giochi di luce per simulare il giorno e la notte, ma soprattutto ha ben 42 personaggi in movimento, realizzati quasi tutti da Edoardo, che ha modificato le statuine e installato i motori. Nel presepe sono rappresentati tanti mestieri ed attività. Ci sono i falegnami che segano un tronco, il ristoratore che sta preparando un banchetto e molti altri ancora. E tutti questi quadretti di vita sono allestiti in maniera semplice ma convincente, con un buon uso delle luci. La Madonna e San Giuseppe non smettono di cullare il bambinello e sono ottimamente messe in scena anche le piccole coreografie con l'acqua. Il personaggio preferito da Edoardo è però quello del pizzaiolo. Allora, praticamente ho fatto la statuina io col DAS,
e poi gli ho messo i vestiti. Poi ho fatto il forno sempre con il DAS, anche questi tegolini, e poi il motorino praticamente qua sotto, sotto qua sotto dove c'è tutta la legna c'è il motorino per far girare la pala della pizza. Il presepe di Edoardo è ancora visitabile per qualche giorno in Corte Sbarra accanto all'OVS e l'Associazione Nazionale Presepisti ha annunciato che assegnerà un riconoscimento al promettente giovanissimo collega. E adesso, come ogni sabato, la rubrica Parla il Vescovo. Guardate, sullo sfondo abbiamo il nostro volto santo, una stampa magnifica, però vedete questa croce che io sono solito portare qui, proprio centrato sulla mia vita, ma penso alla catenina con la croce che voi avete addosso, penso ai nostri rifugiati, alcuni arrivano e portano proprio una corona, dire sono cristiano. Quindi la croce per il cristiano non è un amuleto, non è un portafortuna, ma è il segno proprio visibilmente anche il vescovo con questa croce dice guardate io sono cristiano e mica è un impegno da poco. Perché dico questo? Perché sentite che bella questa storia, i giorni prima di Natale a dire che anche i nostri bambini capiscono benissimo il segno, la croce e gli altri segni cristiani. Dicevo, i giorni prima di Natale ero a Capanno, ricordo alla cena delle misericordie, della misericordia di Capanno, dei volontari, tutti loro, e mentre mi muovevo così a salutare i volontari, è bello quel trovarsi proprio per dire siamo volontari, volontari della misericordia, conoscerci, approfondire le relazioni, eccetera. Insomma, mentre io salutavo queste persone, c'erano i bambini che giocavano, però che non disturbavano, giocavano. Ed ecco allora fra un tavolo all'altro e viene un bambino, mi guarda, mi prende la croce e mi dice ma che cos'è questo? Dico guarda questa è la croce, è Gesù che ci vuole bene. E lui si ricollega immediatamente a messa, ad andare in chiesa e mi dice ma tu ci vai alla messa? Io dico sì, sai qualche volta ci vado e lui mi dice io sempre. Guardate, un piccolo segno, la croce, ha rinviato questo bambino a un fatto bello. Io mi congratulo con quella famiglia che porta il bambino, i figli a messa e da lì l'invito che faccio i segni del cristiano, i nostri bambini, i nostri ragazzi, pensiamo ai presepi di questi giorni, sono estremamente significativi e sono un futuro per loro, un segno di futuro. Non trascuriamo i segni cristiani nell'educare i nostri figli. È tutto per la prima parte delle TG, adesso la pubblicità, subito dopo torniamo con lo sport.